Bullismo, cyberbullismo e metodi per combattere questi due fenomeni. Di questo si è discusso durante un convegno tenutosi questa mattina alla scuola media di Giuliano Gramsci in passato. Alcuni studenti dell'istituto, vittime di bullismo, hanno raccontato le loro esperienze e posto domande agli ospiti intervenuti. La scuola purtroppo da solo non può. Noi ci impegniamo, i nostri docenti, questa è una manifestazione oggi di conclusione fine anno scolastico, ma ci siamo battuti dal primo giorno su queste tematiche e la scuola insieme alla famiglia, ma anche le altre istituzioni del territorio devono intervenire fortemente. Per il presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone la legislazione dei reati per i minori è eccessivamente legata al perdono. Io non credo che noi abbiamo bisogno di fatti specie di reato ad hoc, del resto quasi sempre il bullismo integra già gli estremi della violenza privata, delle lesioni, piuttosto c'è un problema generale di revisione della legislazione che riguarda i reati dei minorenni, che forse è una legislazione eccessivamente collegata al perdono. Io sono convintissimo che non ha senso la punizione in sé dei ragazzi, però può essere utile in qualche caso anche una logica di minore perdonismo, perché il perdonismo fine a se stesso finisce per essere un danno. Quindi non sarei dell'idea di creare altri reati, applichiamo quelli esistenti, forse con un po' più di rigore. L'Arma dei Carabinieri sta portando avanti da mesi un progetto nelle scuole proprio per combattere sia il fenomeno del bullismo che quello del cyberbullismo. Abbiamo questo progetto importante con le scuole che parte dal Comando Generale dell'Arma, proprio per poter riuscire a dare un contributo e creare dei futuri cittadini a tutto tondo, insomma. Quindi il rispetto della legalità per noi è molto importante. In riferimento agli episodi, diciamo, di bullismo, fortunatamente nell'ultimo periodo questo territorio ha visto un periodo di tranquillità e si spera che appunto la prevenzione fatta anche nelle scuole, non solo con i controlli sul territorio, possa essere utile a far sì che questo fenomeno diminuisca sempre più. Il primo cittadino, Antonio Pozzella, ha invece ribadito l'esistenza di uno sportello antibullismo in città. Abbiamo uno sportello sul bullismo che funziona e abbiamo le nostre antenne sociali, i servizi sociali che stanno funzionando benissimo da questo punto di vista. Stiamo promuovendo una serie di attività per il recupero dei minori a rischio. Anche il bando che ci ha recentemente finanziato il Ministero degli Interni per Diga, il progetto contro la dispersione scolastica, in questa direzione. E il problema è che alcune famiglie sono in crisi e le famiglie in crisi purtroppo non riescono a prendersi cura dei minori. Ha raccontato invece l'esperienza di cui suo malgrado è stata protagonista con il figlio Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo, il giovane aggredito in Via Foria a Napoli. Per domenica è stata organizzata una maratona dal titolo Corri contro la violenza, allo scopo di realizzare campi estivi per i minori a rischio. Corri contro la violenza vuole appunto inaugurare un metodo nuovo in città, un'azione che dal basso metta al centro la comunità che si rende testimone, attore ed interprete di una necessità di produrre azioni concrete contro il disagio dei minori, come finanziando campi estivi per minori a rischio che si svolgeranno presso Libera e i beni confiscati alla Camorra, proprio per mettere i ragazzi che sono già entrati nelle maglie della criminalità, i cosiddetti ragazzi che sono in messa alla prova, a discutere faccia a faccia con testimoni di giustizia e con vittime di criminalità e vittime innocenti.